con Paolo Massobrio alla scoperta dei gusti d'Italia. Vedo tra le sue mani nuove pubblicazioni, nuovi volumi. Ci faccia una panoramica. Beh, intanto questo è un manuale che abbiamo presentato in anteprima a Casteggio, che è un manuale per fare le denominazioni comunali. Una delle battaglie di Papione è stata quella delle Deco, cioè che ogni comune possa fare una delibera che riconosce un prodotto nel quale si identifica, che può essere un piatto o un prodotto anche dell'agricoltura o dell'artigianato alimentare. Questa pubblicazione è prefatta dal ministro per le politiche agricole Luca Zaia, quindi mi pare anche un'indicazione di partecipazione a questo progetto che forse non c'è mai stata prima d'ora. Invece l'altra pubblicazione è un libro a cui tengo molto, un libro per la famiglia, si intitola Adesso, perché le cose esistono se si fanno adesso, e quindi è un invito alla scansione di un'agenda ed è un invito a non lasciare nulla. Ecco, guarda, siamo finiti proprio sul salame di Varzi. Il tutto casualmente. Tutto casualmente. Ed è un invito a non lasciare nulla al caso nelle scelte che riguardano la vita nella casa, in famiglia. Quando uno torna a casa deve poter dire che è bello, torno a casa, ed è illustrato da quadri d'autore, dalle vignette di Guido Clericetti, che è un autore molto importante. Ci sono ricette, ma si parla anche di come regalare un fiore, come coltivare un fiore, il bon ton, come stare bene in famiglia, come abbinare i colori e ovviamente come fare il pane in casa, come fare la birra in casa, che sono temi che riguardano molto questa congiuntura che parla di crisi. In questo mondo che va così veloce, quanto un'agenda così può essere importante per ritrovare le proprie radici, le proprie tradizioni, il gusto di stare in famiglia? È nata proprio per questo, cioè è nata come collante, perché abbiamo scoperto che fra generazioni non si sono più trasmessi dei saperi che una volta era normale trasmettere.